Ed eccomi qua finalmente ragazzi con la nuovissima carriera del canale, la nuovissima serie, la carriera allenatore extreme. Ebbene sì, una carriera allenatore con una squadra molto 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 piccola, come era successo in passato con il Derby County, la squadra dei caproni. Allora ragazzi, prima di tutto, allora vabbè, qua abbiamo ovviamente da selezionare la sezione carriera allenatore con Pellegrini che è tutto pensieroso. Voglio semplicemente dirvi che la squadra vincitrice, ormai tutti la sapete se fate parte della pagina Facebook ufficiale P Quadro, perché lì l'ho scritta, ebbene sì, l'ho scritta ieri. E se non ne fate parte, vi consiglio di andare a mettere un bel mi piace, proprio perché ci vorranno 20 nuovi like per il prossimo episodio. Quindi 20 nuovi mi piace alla pagina Facebook. Tanto vabbè ragazzi, siete in 12.000 ormai, vabbè. Allora, prima di tutto, vedete qua, io ho un aumento del 60% alla rete mercato globale dove vado ad assegnare gli osservatori. Sì, li prendo tutti e due, proprio perché... ok, sì, vi dite, oh, ma è una carriera extreme, tu perché lo fai, perché li prendi? Ragazzi, poi vi spiegherò il perché. Extreme ci saranno dei particolari che poi capirete. L'aumento del 60% ce l'ho perché poi dopo andrò a togliere tutti i prestiti, quindi spenderò tutti questi soldi che ho messo del 60% in più per ridare i prestiti. La squadra è il Pescara, come avete visto, ma lo sapevate già, vabbè. Quelli che fanno parte della pagina Facebook lo sapevano già. Allora, in questo episodio, vabbè, prima di tutto vado a mettere lo stadio. Allora, lo stadio, adesso vediamo un attimino di trovarne uno simile. Io ho guardato nelle foto, secondo me uno simile potrebbe essere... no, beh, Town Park non è similissimo. Magari questo, no. Magari questo qua. Questo qua sì, ci potrebbe stare, potrebbe assomigliare. Dovrebbe essere lo stadio Adriatico. Infatti adesso lo scrivo, stadio Adriatico. Ok, e lo vado ad inserire al posto di stadio classico, che vabbè, almeno c'è un attimino di una miglioria in più. Pescara, squadra con 3 stelline, quindi fa parte di questa carriera extreme alla grandissima. Una sfida veramente molto molto accesa con le altre 4 squadre. Alla fine ha vinto di praticamente 2 punti il Pescara. Allora ragazzi, io ve lo dico qua, per il prossimo episodio, come già vi ho detto prima, 20 nuovi like, la trovate qua in descrizione, lo trovate qua in descrizione il link, quindi cliccate qui sotto il link per mettere mi piace alla pagina Facebook P Quadro Ufficiale, mi raccomando, altrimenti il secondo episodio lo vedete a Natale. Allora, il nome, ebbene sì ragazzi, il nome è un'ignoranza devastante. Allora, l'allenatore è Oddo, è Massimo Oddo, e quindi io farò un'alternativa veramente ignorante, ma dei livelli che nemmeno, non lo so, nemmeno Luca Giurato nella carriera dei caproni. Questa è veramente proprio il top dell'ignoranza in 2 anni di canale. Lo chiamerò Minimo, visto che lui è Massimo Oddo, lui lo chiamerò Minimo Nobe, così, perché Oddo e Nobe, Minimo Nobe, così, non lo so il perché, ma mi è venuta questa cagata allucinante. Non avevo sbatti di chiedervi un nome per l'allenatore, semplicemente perché volevo iniziare questa carriera, altrimenti la iniziavo veramente io a Natale, e quindi va bene. Carnagione chiara, corpo normale, e direi che è il momento di andare avanti. Il momento di iniziare finalmente questa carriera allenatore extreme, dove vi farò anche vedere tra l'altro i talenti più nascosti, quelli che non fanno parte della praticamente della rubrica i migliori giovani talenti. Questi sono ancora più chi se li incula ancora. Qua state vedendo tutti i miei salvataggi. Ebbene sì, queste sono anche le mie carriere personali, e quindi accettiamo subito l'invito al torneo. Allora, direi questo da 3-8 perché voglio guadagnare un sacco, e vi dico già anche questa cosa: giocherò tutte le partite del torneo, proprio perché questa è una carriera allenatore extreme. Cosa significa? Significa che ho pochi soldi, quindi se io vado a vincere questo torneo io guadagnerò 3 milioni e 8 in più, e quindi potrò prendere altri giocatori, e quindi di conseguenza non ve le farò vedere, le metterò in super sintesi come nella carriera allenatore match manager, però in ogni caso le giocherò.
Allora, raggiungere i sedicesimi di finale per la Coppa Italia, quindi va benissimo, direi che è un obiettivo che si può centrare alla grande. Vogliono un CC, vogliono, va bene. Quindi abbiamo i nostri osservatori, e i nostri osservatori, c'è la prima relazione per... ha trovato 15 giocatori in Italia e c'è Dario Caldirola. L'obiettivo di campionato è conquistare la promozione diretta e quindi non vincere il campionato ma almeno arrivare secondi. Va bene, va benissimo, direi che va benissimo. Allora, qua c'è la sezione allenamento. Nella sezione allenamento vediamo un attimino chi possiamo allenare e possiamo mettere, a questo punto io direi di mettere, qua non c'è nessuno, tra l'altro la Padula, boh, vabbè, c'è Verde. Ecco, Verde e Pasquato ritorneranno alle loro squadre. Sì, è un assassino. Intanto io ho preso Caprari. Vabbè, andiamo prima al mercato, dai. Andiamo prima al mercato, ragazzi, perché... allora, aspetta che esco. Perché almeno vedete chi vado a ridare. Allora, la carriera allenatore Extreme in cosa consiste? Consiste nel fatto molto molto semplice che i giocatori che sono in prestito, vabbè, prima di tutto vado a vendere Aldegani perché è troppo anziano, ha 39 anni, ma anche Aresti lo metto in vendita perché voglio prendere un portiere nuovo. Fiorillo, giocatore che se non erro della Samp, io cosa vado a fare? Lo vado a ridare alla Samp, perché la carriera allenatore Extreme deve essere Extreme senza giocatori in prestito. E quindi tutti i soldi che spendo per ridarli in prestito li pago come dazio per ridarli a loro. Vado a richiamare però Pigliacelli perché è un giocatore molto 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 buono e quindi io ve lo consiglio. Poi dopo vediamo nella carriera come si comporterà. Ugo Campagnaro, ex Inter, giocatore vecchiaccio, però può fare il suo con 73 di overall, non è male. Poi Coda, terminiamo il prestito, vedete, tutto quel 60% lo sto spendendo riportando i giocatori alle loro squadre, quindi ciao anche Coda. Poi abbiamo Diamuten, ex Roma e Lecce, se non erro, diamolo via, Diamuten, che non me ne faccio una ciolla. Poi Fornasier, dovrei tenerlo, non è male, 21 anni, poi dovrebbe anche salire abbastanza. Come Zuparic dovrebbe giocare titolare perché è molto buono. Allora, terminiamo anche il prestito per Crescenzi, però andiamo a riprendere Fiammozzi, che tra l'altro è pure più forte, pure più giovane. E quindi riprendiamoci Fiammozzi. Fiammozzi, come Fantozzi. Va bene. Zampano, Di Nicola. Di Nicola è stato prestato. No, non lo richiamo, lo lascio lì, questo qua lo lascio lì al prestito. Mazzotta. Sì, terminerei il prestito dal Cesena, non me ne faccio più un cavolo, però vado a riprendere Rossi, perché se no non ho terzini sinistri, quindi ne ho bisogno uno. Questo qua l'ho prestato, quindi lo richiamo, che ok, ce l'abbiamo un bel terzino sinistro, non è tanto giovane, però un 68, non lo discrimino, ecco. Allora, poi, vedete qua, 28 anni. Poi c'è Benali che è in prestito dal Palermo, terminiamo questo prestito, ridiamolo al Palermo, anche se è un giocatore che sale, però ragazzi, io voglio i miei, e quindi vado a riprendere Brugman lo vado a riprendere, che è andato al Palermo, e quindi abbiamo fatto lo scambio. C'è Mandragora ha 18 anni, o 63, non è male, è un giocatore che è praticamente della Juve adesso. Qua Memushai, devo tenerlo, non mi piace, vi dico la verità. Verre invece sì, Verre è veramente molto buono, 21 anni, 67, sale tanto, è molto buono. Invece Alessandro Bruno lo mettiamo nella lista dei trasferimenti perché è vecchiaccio. Poi anche questo qua lo vendiamo perché non me ne faccio niente. Questi qua sono giovincelli, magari li mandiamo in prestito. Sì, li mandiamo in prestito, aggiungiamo la lista di 2 anni di prestito, come del resto forse anche questo. No, però questo non è male, Questo qua non è male, mettiamolo in prestito, però non è male. Poi, qua Müller, Odrio Zola, sembra un formaggio del Alto Tesino, va bene. Poi, vabbè ragazzi, Caprari sarà il capitano e lo mettiamo con un trasferimento non disponibile, impediamo a tutti.
E qua ragazzi arriva il bello, Pascuato e Verde. Pascuato e Verde ritornano alle loro squadre, quindi tolgo due pezzi fondamentali dall'attacco, perché veramente Pascuato e Verde sono due giocatori che salgono tanto. Tra l'altro Verde sale all'81, quindi mica male, però voglio prendere nuovi giocatori, voglio rifarmi la squadra. Voglio dimostrarvi come sempre che col mercato ci so fare, quindi non sarebbe un episodio con questo titolo, non si chiamerebbe Tutti gli acquisti più sconosciuti, o meglio, gli acquisti più sconosciuti. Vabbè, vendo anche a Costa qua, a Cappelluzzo. Che cazzo è Cappelluzzo? Vabbè, aspettate, guardo Cocco. Cocco si può vendere? No, Cocco bello non si può vendere. Va bene, c'è Forte. Forte, no, non lo richiamo da prestito, lo lascio lì perché è forte. Anzi, in realtà è debole, 58. Questo lo rimando là. E quindi niente, la Padula e Testi. La Padula non posso venderlo. Ecco, il problema della Padula è che non sale. Non è male, ma non sale. Questo è il problema. Rimane a 70, 71 se non erro. Vabbè. E c'è Testi che l'ho messo in vendita. Va bene, ragazzi. Allora, prima di tutto andiamo nell'ufficio. Andiamo a vedere un attimino un po' tutte le storie qua. Poi vi ricordo anche che se volete essere salutati in uno dei prossimi episodi, non nel prossimo, uno dei prossimi, dovete andare a mettere mi piace e postare nella pagina. Intanto rimetto Caprari. Dicevo, mettere nella pagina lo screen del vostro like e richiedere il saluto nella bacheca, che io poi dopo vi saluterò, vi metto in lista come al solito, manco fossimo al privé. Allora, oltre a Caprari vado a mettere un altro giocatore, metto Verre, giocatore molto 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 buono, già ve l'ho detto, che sale parecchio. Proprio perché sale parecchio lo metto pure ad allenarsi, così sale molto più in fretta. Poi, oltre a lui vediamo chi possiamo avere qui. Abbiamo i difensori, potrei mettere Zuparic, che dovrebbe essere quello più vicino ad arrivare al 69. Sì, vabbè, suona male. Non arriva al 69 in quello che pensate, maliziosi, ma arriva al 69 di overall. Poi, qua metterei Fiamozzi, figlio di Fantozzi, però con un cognome diverso. Vabbè, cazzate a raffica, come sempre, in tutti gli episodi. E mettiamo il portiere Pigliacelli, che... è una bella sorpresa, io ve lo dico, l'ho provato in una carriera ancora più extreme di questa. Tra l'altro volevate il Morecambe, ragazzi, avete scelto il Pescara, ha vinto il Pescara, è stato il più votato, quindi mi dispiace. Ma va bene così, va bene così. Allora, contro l'Ural direi che poi dopo la giochiamo, colloqui con i giocatori. C'è Aldegani che vuole giocare e invece non lo faccio giocare. Allora, la rosa è questa. Come vedete abbiamo la Padula come punta centrale. Abbiamo il portiere Aressi, ma vado a mettere Pigliacelli. Eccolo qua. Poi. Boh, la difesa è buona. Direi che possiamo mettere magari qualcun altro. Allora, Campagnaro magari lo mettiamo qua. Posso i Fornasier, mettiamo... allora... Ma dai, spostati sto joystick maledetto. Campagnaro, Zuparic, poi... vediamo di mettere... Vabbè, c'è Caprari, ragazzi, scusate, ma c'è Caprari che lo andiamo a mettere qua. Lo mettiamo al posto di Mitrita, no, non Titrito. E poi c'è Cocco, lo lasciamo lì. Direi di mettere a questo punto qui, mettiamo magari Mandragora. E sulla... Vabbè, c'è c'è Fiamozzi lo mettiamo terzino destro. Eccolo qua, al posto di Zampano, che Zampano è il secondo, cioè quello che sostituirà Fiamozzi in momenti di difficoltà, in momenti di stanchezza. E mettiamo Brugman qua. Quindi il capitano qua, Campagnaro, non mi piace. Il capitano è solo lui! Solo un uomo! Il capitano Caprari. Il capitano è Caprari, come lui era il capitano dei Caproni nella squadra del Derby County. Allora, direi a questo punto di mettere mettiamo come punizioni la Padula, tiri da lontano ancora la Padula, rigorista, boh, va bene la Padula. E per i calci d'angolo metterei o Caprari o magari, boh, non lo so,
Magari metto Brugman. Sì, dai, Brugman e Caprari, va bene. Sì, dai, 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 dai. Dai, va bene. Va bene così, va bene così. Ok. Andiamo a cercare i giocatori. È arrivato finalmente il momento del calciomercato. È arrivato il momento di trovare nuovi giocatori. Per il momento vado subito nella difesa. Vado a cercare giocatori per la mia difesa un pochino debole. Ecco. Quindi vado a cercare un giocatore che si chiama, allora, Zamaldin Kozianiakov. Kozianiakov, a fanculo. Comunque vado a prendere questo qua perché è un terzino sinistro che sale tanto. Ragazzi, questo è proprio da Kisserin Kula Power. Poi tra l'altro c'è una faccia da Kisserin Kula Power. E niente, quindi provo ad acquistarlo. Un giocatore che dovrei acquistare sotto il milione. Scusate la mia tossaccia, però comunque è un giocatore che non conoscete e ne approfitto proprio perché non lo conoscete. I giocatori più sconosciuti. Oltre a lui vado a cercare un altro giocatore partendo sempre dalla difesa. E vado a cercare un certo Adrian Marin, giocatore che fa parte del Villarreal, terzino sinistro, nel momento in cui non arriva quell'essere lì che non so ripetere il nome mai nella vita. Quindi un milione e provo con Adrian Marin. Vediamo un po', che potrebbe essere un veneto Adrian Marin, però non lo è, spagnolo. Poi oltre ai terzini sinistri vado a questo punto con i centrali, con Egazi. Ho notato che è svincolato, quindi io ve lo consiglio perché Gazzi non è poi così male. Alla fine è un 65-66, se non ricordo. Se gli dai 10 milioni in una squadra così, un 65-66 non vi va proprio malaccio, cioè vi va benissimo. E quindi proviamo con 10.000, poi vediamo se vuole un ruolo diverso, poi lo mettiamo. Poi se va male a gennaio lo rivendiamo, comunque lo mettiamo dentro come contropartita. Giocatore di 24 anni, quindi pure giovane. Ex Fiorentina. Poi vediamo un attimino, proviamo a mettere un altro giocatore. Cerchiamo a questo punto Ndong, come cazzo si chiamava? Nzonzi era un altro, scusate ragazzi, ho sbagliato il nome, sceglio qua sulla carta. Vabbè, questo qua c'ha un po' la faccia da bigolo, però c'ha i capelli da Pogba, quindi è forte. Un milione per lui. Un milione per Didier, non come Drogba, però Didier capelli da Pogba, lo chiamiamo così, dai, Didier capelli da Pogba. Dai, andiamo con la super sintesi, va là. Che capitano, ragazzi, ma che capitano! Caprari, la doppietta che ci porta 3 punti nel tabellone di questo girone del campionato, del torneo amichevole. Allora, benissimo così, io direi che, vedete qua, doppietta di Caprari, il capitano del Pescara, di questo magnifico Pescara della carriera allenatore Extreme. Ma andiamo a crescere i giocatori, andiamo qua a simulare gli allenamenti, sperando in Dio che qualcuno salga. Oh, Fiamozzi sale al 66 e Pigliacelli idem, anche lui al 66, idem con Patate. Va benissimo. Allora ragazzi, mi raccomando, mettete tanti mi piace alla pagina Facebook, così arriverà presto il nuovo episodio. Intanto Ndong, Didier capelli da Pogba, come cazzo lo chiamavo? Didier capelli da Pogba, mannaggia, sciogli lingua maledetto. Proviamo con 1.250.000 e vediamo se riusciamo ad acquistarlo. Poi andiamo a guardare se riusciamo ad acquistare gli altri. Tutti hanno rifiutato, che culo, questo vuole un ruolo diverso.
Quindi se vuole un ruolo diverso andiamo a rimettere 10.000, rimettiamo durata 5 anni, a questo punto mettiamo importante, se poi va male a gennaio, Ferra di Bal, che va bene così. Ok, poi oltre a lui andiamo a vedere per Marin, proviamo a questo punto con 1.200.000, sperando in bene che riusciamo ad acquistarlo. Tra l'altro questo episodio sarà un po' lunghino, io ve lo dico già, sarà un po' lunghino, spero che la serie vi piaccia un po' lunga come succede con la carriera Match Manager, visto che così vedrete più, come si dice, vedrete più, più giocatori, nel senso vedrete più talenti, chi se ne incula Power, li chiamo così perché sono proprio inculatissimi, sono proprio gente che non se li caga, quindi di conseguenza dite... Come sai questo? Tanto sto facendo la rosa, Dite, come sai questo qui? Oddio, voglio conoscerlo, voglio un nuovo giocatore fenomeno, un bubo me li fa conoscere. Vabbè, ragazzi, super sintesi, va! Ragazzi, io ci ho provato fino all'ultimo, però ha vinto il Willem II e quindi niente, si perde 3-2. Diciamo che è stata molto dura, è stata combattuta, però sui colpi di testa mi hanno sempre saccagnato, come avete visto in questa super sintesi con la musichetta dove io non parlo per la vostra felicità, perché parlo troppo, lo so. Allora, vediamo aggiornamenti, non farò nessuna nazionale, già qua ve lo dico, vaffanculo, questo si è appena trasferito e quindi di conseguenza dobbiamo puntare tutto su Adrian Marin, il veneto spagnolo. Allora, andiamo avanti, intanto qua capelli di Pogba qua non arriva, proviamo un attimino ancora, alziamo la cifra, alziamo a questo punto a 1.500, vediamo se riusciamo a prenderlo a 1.500, maledetto che... Vuoi tanto, che costi tanto, più che altro, vogliono tanto la squadra. Offerta troppo bassa, vogliono 2.6, quindi proviamo un attimino ad aumentare, a questo punto a 1.350. Vediamo se riusciamo a prenderlo, anche se è un po' bassa la cifra, però ci si prova. Avanziamo, c'è la nuova squadra, arriva Igazi, il primo nuovo acquisto di questa carriera, speriamo faccia una buona figura. Tra l'altro il budget stipendi è aumentato tantissimo perché ho riportato alle loro squadre tutti i prestiti, quindi ho tanto stipendio, poi posso anche relazionarlo meglio, posso metterlo meglio nel budget stipendi rispetto alla quantità di denaro che ho come budget dei trasferimenti. E quindi ragazzi, non... è un 65, vedete qua, un 65 Gazzi, non è male. Ma vabbè ragazzi, è arrivato il momento di andare a fare un po' di altri acquisti. Allora, quindi guardate gli episodi fino alla fine, maledetti, perché così almeno scoprite nuovi giocatori. Come Oxford, Reece Oxford, giocatore del West Ham, giocatore di 16 anni ragazzi, 16 anni. Questo provo a mettere 1.150.000. Perché? Perché questo qua dalla sua cifra che mi pare un 65 dovrebbe arrivare all'82, quindi tanta roba. Un altro nuovo acquisto per la difesa, qui ci rifacciamo per bene la difesa. Quindi ragazzi, non vi sto neanche a far vedere la rosa, stranamente, non ve la faccio vedere, intanto che la faccio vi dico già che ci sarà la super sintesi della prossima partita.
c'è sempre lui, ragazzi, c'è sempre il capitano Caprari che ci porta alle semifinali di Coppa. Ebbene sì, siamo contro lo Stromsgodset, boh, quel cacchio che l'è. In ogni caso, sono davvero contento dei gol di Caprari. E nonostante il primo gol un po' così, un po' preso subito a freddo. Simuliamo un po', vediamo. Oh, benissimo, salgono Verre e Zuparic. Benissimo, quindi 68 Verre mentre Zuparic al 69. Ok, perfetto. Allora, avanziamo. Aspettate un attimo, premi del torneo. Perfetto, direi. E direi di avanzare un attimino. E vediamo un attimino cosa succede. Allora, per lui vogliono di più, quindi proviamo a questo punto con 1,4,5. Vediamo se riusciamo ad acquistarlo. Io, ragazzi, vi posso dire che... Vi posso dire che posso prendere Oxford, perché il West Ham ha accettato l'offerta. Però aumento lo stipendio perché sicuramente vorrà di più. La durata è 5 anni, giocatore importante della prima squadra. Potrebbe essere uno dei papaveri titolari della difesa di questa nuova carriera. Quindi. Allora, ragazzi, io vi posso dire soltanto questa cosa. Ricordatevi di mettere mi piace alla pagina Facebook ufficiale Pquadro. Tanti like. Almeno 20 like per il prossimo episodio. 20 like, siete tanti. Quindi andate su Facebook, andate a cliccare in descrizione e mettete il mi piace. Così vedrete il secondo episodio con uno specialone di calciomercato, perché questa rosa qua non è mica finita. C'è un sacco da acquistare. Ci sono un sacco di giocatori da acquistare. Tipo, nel prossimo episodio farò tutto l'attacco, ma anche qualcosa in più, anche un centrocampista. Quindi ragazzi, mi raccomando, sfondate di like la pagina Facebook. Io vi aspetto alla prossima, grazie per aver visto questo episodio, grazie per aver votato questa squadra, grazie per questa nuova serie. Ciao ragazzi!